Lei deve stare tranquillo, sovrintendente Amato, mi creda. Non è una frase fatta. Tutti i dati clinici ci dicono che lei è una persona fondamentalmente ristabilita. Oh, io non tengo niente. E allora perché tengo le allucinazioni? Diciamo che l'iter clinico relativo al suo ferimento si è praticamente risolto. Però il quadro ansioso c'è. Bisogna tenerne conto e curarlo. È d'accordo? Non sono d'accordo. Tutto me non sono pazzo. Intanto lei prenda questo campioncino. Passi in farmacia quando può. E dopo la cura ne riparleremo. Va bene così? È l'ansia. È l'ansia, ma lei deve stare tranquilla. Ma chi sei tu? Cosa vuoi da me? Ti sei fatto una bella vita in tutti questi anni. Dove sei della mia vita? È bella tua moglie, Amato. Lascia stare da me. Ti dispiacerebbe se le succedesse qualcosa. Lasciala stare. Pagherai tutto, Amato. Tutto. E molto presto. Lasciala stare. Lasciala stare! Calmare, non adesso! È un tuo diritto, ma così non otterrai nulla. Usa altri toni. Va bene, allora? I casi sono due, ho detto, o la Pintus è ancora viva, o c'è qualcuno che si diverte a fare la fotocopia e conosce tutti i fatti perché sta minacciando a me e a Tania. D'accordo, stai calmo. Mi rispiri. Qui sono tutti dalla tua parte. Parliamo nel mio ufficio. Va bene. Io sono calmo, eccomi qua. Sono calmo, vedete? Sono calmo. Io l'unica cosa che voglio fare è un'indagine, ho un'idea. Voglio cercare la figlia della Pintus, Antonia, a quest'ora sarà una ragazza. Ma perché mi guardi? Che mi compatisci? Ma non ti compatisco, mi preoccupo, è diverso, Sergio. Innanzitutto dici che cosa ha detto il medico. Ah, è questo che vi preoccupa. Sto bene, glielo potete chiedere. Non sono pazzo, glielo non ho detto chiedere. Questo, vogliamo solo aiutarti. Non voglio essere aiutato, non voglio essere ascoltato. Amato, io devo parlare col medico che ti ha visitato. E qualunque cosa c'è da fare, io sono pronto a venirti incontro. Mi verrete incontro? Dottore, io sto rischiando! Voglio la mia pistola! Non puoi chiedere questo adesso. Io rivoglio la mia pistola! Stai calmo, non gridare! Quando rientrerai in servizio? In servizio? Devo aspettare di rientrare in servizio? T'ho detto di stare calmo. Non un secondo prima. In servizio funebre rientro io. Cadda essere, via, cadda essere.
Beh, ho capito, e allora? Te l'ho detto, Antonio, non lo so. Praticamente Tania mi ha detto che si rigirava nel letto tutta la notte e è uscita all'alba. Che facciamo adesso? Andiamo da Cafasso. Da Cafasso, dai. Cafasso c'ha tutt'altre idee, pensa allo psichiatra, all'assistenza. Scusa, prendiamo la macchina e andiamo a cercare Sergio. Questo sì. Vostra questa roba? No, perché? Stava nell'ufficio investigativo, c'era il computer acceso e stava nella stampante. Che cos'è? È un attestato di proprietà, viene dal sito dell'ufficio catastale. L'unico che cerca casa è poi Cafasso, non credo che lo venga a fare nel tuo ufficio, no? È un casale di campagna. Casale della Pintus. Eh? Cazzo, Sara Pintus. Un'altra. Sì, è una sorella, come ho fatto a non ricordarla? Abita ancora lì, andiamoci subito, dai. Ma mi dite pure a me che succede? Dopo, Silvia. Avvertiamo Cafasso. Lo chiamiamo dalla macchina, dai, andiamo. Grazie. Poliziotto, allora. Io non c'entro con quello che è successo a tua sorella. La manetta le avevo per quello che ha fatto. L'avete lasciata sola. Lei stava male. Era in quell'ospedale per curarsi. Io non sono un medico. Io dovevo solo farle la guardia. Non l'hai fermata, amato. Non hai fatto niente per fermarla. Come avrei potuto fermarla? L'unica che poteva farlo forse era la bambina. Vuoi solo scaricarti la coscienza, amato? No. No, è stata tua sorella a non volerla vedere, la bambina. Vuoi negare le tue responsabilità? No, te lo giuro, non è così, te lo giuro. Ci ho provato. Non ce l'ho fatta.